Ah, Federico, qua non passa mai l'autobus però, eh. Stai calmo, Sve, guarda che siamo a Parigi, mo arriva. Siamo pure a Parigi, ma qua mi sembra peggio di Roma. Sì, sì, come no. Guarda che figa. Chi? La tipa là. Carina. La chiamo? Mica la conosci? No, la chiamo sì. Oh, calmati, ma scusa, che fai? Così si gira. Eppure se si gira che fai, scusa? Invitiamo. Sì, a prendere l'autobus. Poi tu guarda, sei proprio il classico tipo tutto fumo, secondo me non ci avresti il coraggio. Ma figure, detto che te mi vergogno, guarda io vado proprio a parlare. Ci parli e che gli dici? Gli chiedo il numero. Ma figurati se te lo dà, quella è proprio la classica francese acida che ti fulmina. Ah, Federico, a me mi fulmina proprio nessuno, francesi, italiani, cinesi, a me non mi fulminano. Ma va. E dai, vorrei che ci vado? Vado, secondo me non ci vai. E dai, scommettiamo, ci vado? Scusa, ma mo che dobbiamo scommettere? Scommettiamo io da chiedere il numero, dai. Dai, dai. Au, scommettiamo, Sì. Scommettiamo il pranzo, però. Scommettiamo il pranzo. Au, guarda che vado, E vai. Io vado, Sì, voglio vedere, vai. Sto andare. Vai. Io vado. E vai. Bravo, Sve, bravo, che bella figura che hai fatto. Mo mi devi pure un pranzo. Ma che pranzo? Ha scommesso, ho vinta io, sei tu che mi devi il pranzo. Ma scusa, ma perché chi ti ha dato il numero? No, non mi ha dato, mi ha mandato a cagare, che non l'ha vista. La classica francese, acida. Ho capito, ma ci avevamo scommesso, gli devo il numero gli ho chiesto, quindi sei tu che hai perso la scommessa. Scusa, ma che vuol dire? Ah, Federico, quando scommetti, divertente, ma devi essere attento e preciso. C'eravamo scommessi, gli devo il numero? E il numero gli ho chiesto. E la scommessa l'hai persa tu, Federico. Dai, lasciamo perdere l'autobus, andiamo qua che c'è sta ristorantino buono, vieni, andiamo a piedi.